sì, si torna col sorriso perché ero curioso di vedere quei ragazzi che stanno giocando poco, che si allenano come degli affamati, no? Proprio che vogliono giocare. L'avevo detto prima della partita, mettetemi in difficoltà perché vi vedo come vi allenate, però poi dopo c'è la partita. Ecco, dimostratemi che mi volete mettere in difficoltà perché io ho bisogno di tutti. E devo dire che abbiamo fatto una buona gara dove abbiamo tirato in porta 26 volte, e sarebbe stato veramente un grosso peccato uscire da questa Coppa Italia perché onestamente meritavamo di vincere. Buon per noi che i ragazzi appunto non mollano mai, dopo aver subito il gol ci siamo riversati davanti, abbiamo trovato il gol con Nicolas Viola e poi dopo è rientrato la Padula e ha timbrato subito, per cui sono molto contento, mi dispiace per Di Pardo che si è fatto male, spero che non sia nulla di grave. E niente, ritorniamo con la consapevolezza che andremo a fare un'altra partita di Coppa Italia, questa volta a Milano con il Milan, e va bene così, dopo il successo col Frosinone, un'altra vittoria in rimonta, la squadra ha carattere, ha cuore, ha personalità e non ci sta a perdere. Dobbiamo continuare così, però cercando di non prendere gol, perché non è possibile che prendiamo sempre gol. Sì, oggi è tornato, sono contento. Mi sono impressionato quando gli hanno dato quel pestone sulla caviglia, però ecco, ci sta, lui ha bisogno di giocare, però ecco, devo anche metterlo con il contagocce in modo che possa fare quello che è capace di fare. Sì, abbiamo bisogno di tutti quanti, abbiamo bisogno del nostro popolo, di tutta la Sardegna che ci soffi dietro perché sarà un'altra partita difficilissima. Riuscire a non perdere o addirittura a vincere sarebbe meraviglioso perché ci darebbe una settimana piena di vittoria in Coppa e 6 punti in campionato. Però sappiamo quanto la partita con il Genova sia difficile, ci prepareremo bene e vedremo. Sì, oggi abbiamo fatto, devo dire, una bellissima partita, sempre in fase offensiva, abbiamo tenuto la palla, siamo stati propositivi, abbiamo fatto un bel calcio e sono contento della vittoria. Mi sento bene, molto meglio, le uniche tre partite che ho giocato con due polpacci gonfi, avevo dei fastidi, non riuscivo a spingere, adesso sto bene, non ho più fastidi muscolari, sto lavorando, oggi è stata una bella prestazione, sono contento, bisogna solo continuare a lavorare. Sì, beh, sicuramente stiamo facendo bene, i risultati ci aiutano, danno fiducia. E oggi abbiamo dato la dimostrazione a tutti quelli che hanno giocato, che magari sono dei ragazzi che stanno giocando poco così, che si meritano di giocare, stiamo facendo tutti bene, quindi c'è competizione nel gruppo e questo fa solo che bene e faremo di tutto per vincere domenica. Sì, è una vittoria del gruppo, un bellissimo gruppo, io sono qua da poco, ma devo dire che si vede subito un gruppo unito, si sta bene, si lavora bene, il mister è un grandissimo allenatore, dobbiamo solo stare sereni e tranquilli e continuare a lavorare.